Fest meets Volumina. That's a cultural association where they plan artistic event and editorial projects. We call on the stage Domenico Di Gaetano, the artistic director. Benvenuti di nuovo, siamo lieti di chiamare sul palco Domenico Di Gaetano, che è il direttore artistico di Volumina, un'associazione culturale che crea eventi artistici e progetti editoriali. Si è portato un libro, volevo appoggiarlo, però insomma, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Allora, quello che vedrete tra poco è il backstage di un'installazione che abbiamo fatto con Peter Greenaway alla Reggia di Venaria. È un progetto molto particolare che abbiamo seguito per circa 2 anni, dal 2005 al 2007, è un'installazione permanente, e questo giusto per farvi capire che cosa fa Volumina, che è una associazione culturale nata a Torino una decina di anni fa, il cui compito era quello di creare dei progetti con grandi artisti, quindi Peter Greenaway, David Cronenberg, Atom Egoyan, compositori come Michael Nyman, architetti come Daniel Libeskind, oppure compositori come Brian Eno, e creare con loro dei progetti che fossero installazioni, mostre, oppure anche dei libri d'artista molto particolari con una copertina di alluminio, oppure con dei disegni dentro, oppure con dei CD, eccetera. Da una parte quindi lavorare con grandi artisti, ma dall'altra parte coinvolgere dei giovani artisti, quindi questo dei giovani creativi di talento, quindi giovani fotografi di Torino essenzialmente, di Milano, grafici, web designer, eccetera. Questo è il motivo per cui quando Roberto Novieri ci ha detto di collaborare col Festival, il fatto che il Festival comunque si rivolgesse ai giovani per noi insomma ci ha subito colpito e ci ha subito molto interessato. L'installazione che vedete tra poco, appunto, cioè il backstage che vedete tra poco, è un primo montaggio di circa 40 minuti, dove dobbiamo ancora naturalmente finirlo, vedere se mette la voce fuori campo piuttosto che aggiustarlo come grafica, anche come ritmo, eccetera. Però mi interessava molto farlo vedere come sorta di test screening, e quindi usarli in qualche modo come cavie, e poi se avete voglia e tempo alla fine magari chiedervi quali sono le parti che magari sono più noiose oppure che andrebbero approfondite. Questo insomma per noi, cioè per me insomma, è assolutamente fondamentale, perché riuscire a racchiudere in 30-40 minuti un'esperienza di durata 2 anni, noi in pratica abbiamo seguito Peter Greenaway durante la realizzazione di questa installazione, l'abbiamo seguito in tutti, dappertutto praticamente, dai primi sopralluoghi nel palazzo in via di ristrutturazione, ai primi incontri in regione, quando ha presentato la sceneggiatura, poi durante le riprese, poi durante il montaggio, e quindi per noi è molto importante riuscire a capire anche da voi appunto la reazione che avete di fronte alle immagini che vedete. Per il momento vi dico soltanto buona visione, e se avete poi tempo dopo, anche solo 5 minuti, parlando un attimo, mi farebbe molto piacere. Grazie e buona visione a tutti. Questo è uno strato.